per fare lo scherzo a Fedez più epico di sempre. Questi ragazzi sono dei ragazzi delle Iene. Nella casa ci sono delle videocamere, ragazzi, che sono state installate proprio adesso. Una è lì. Chiara, tu sei pronta? Tutti al lavoro, forza. Due stanno qui dietro la cucina, ragazzi, due stanno dietro questa colonna. E che lo scherzo epico a Fedez sta per avere inizio. Le telecamere ci sono, Chiara c'è, le guardie c'è. Vedete, le Iene ci sono? Non perdetelo per niente al mondo. Wella pagliacce e pagliacce, qua me Gozzo e ben ritornati sul mio canale con un nuovissimo video della GTA 5 mod italiana. Una nuova mod, ragazzi, attenzione, che ha preso piede da un pochino di tempo. Vi ricordo che ci sono tutte le cose italiane, dalle auto alle persone alle macchine, come protagonisti per adesso Fedez, Chiara Ferragni e poi ovviamente tutto il contorno italiano. Allora, nel video di oggi, attenzione, sarà bellissimo, vi dico, sarà bellissimo, perché finora abbiamo impersonificato Fedez, ora impersonificheremo J-Ax, che, attenzione, si è messo d'accordo con Chiara Ferragni per fare lo scherzo a Fedez più epico di sempre. Per cui, ragazzi, io vi invito a guardare il video alla fine, mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale, perché il video che vedremo oggi sarà un video molto diverso rispetto al solito, perché sarà uno scherzo mirato a Fedez, dato che comunque non li abbiamo mai fatti e quindi abbiamo pensato io, J-Ax e Chiara di fare questo scherzo a Fedez. Per cui, mi raccomando, guardate il video fino alla fine per scoprire anche la nostra reazione, perché poi avremo una reazione molto particolare. E come vi dico sempre, a fine video saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram che mi hanno mandato le notifiche. Quindi trovate in descrizione il mio Instagram, @ArianAntony, venitemi a seguire, così avrete la possibilità di essere salutati da me in tutti i prossimi video. Bene, ragazzi, eccoci qui con il nostro fantastico J-Ax. Siamo a Los Santos, vicino all'Eclipse Tower, l'appartamento dove gentilmente Fede mi sta, diciamo, ospitando, anche se dovrei trovarmi una casa. Sì, dovremmo trovarci una casa. Allora, siamo appena arrivati a Los Santos da qualche giorno. Ho iniziato a farmi una passeggiata. Ovviamente, ragazzi, come vi ho già detto, se volete altri personaggi, ditemelo, perché questi sono video programmati che ci sono adesso. Quindi se non li vedete subito è perché comunque li sto creando e ci vuole tempo. Quindi nei commenti, ragazzi, se volete personaggi nuovi italiani, è un bel mi piace al video per iniziare, perché mi raccomando, è d'obbligo. Iscrivetevi pure per non perdere i prossimi, mi raccomando. Allora, quindi, come sto dicendo, siamo vicino all'Eclipse Tower, dove Fedez e Chiara Ferragni mi stanno ospitando. Come avete detto dal titolo, io e J-Ax faremo una cosa strafiga. Infatti, adesso che Fede è fuori perché sta facendo le sue cose, Chiara è da sola con Leo. Ma c'è un ma, ragazzi. Abbiamo... Allora, mi dovrei sbrigare, perché sennò poi magari Chiara dice perché Fedez non ci sta, perché J-Ax non ci sta, quindi... Fammi sbrigare, così informo anche Chiara della cosa. Ci siamo messi d'accordo su uno scherzo epico da fare a Fedez, ragazzi. Quindi ora entriamo prima qui. Ok, perché come ben sapete, J-Ax, ragazzi, aveva fatto già uno scherzo a Fedez un po' di tempo fa, quando il ricavato del loro concerto era stato rubato, no? Una cosa del genere. Quindi adesso penso di farne un altro e direi che ci sta abbastanza. Ok, giusto. Ok, ragazzi, siamo arrivati all'ultimo piano, quello dove c'è appunto la casa di Chiara e Fedez. Direi che la porta dovrebbe essere aperta, perché ci dovrebbe essere tutta la troupe. Infatti ci sono, ragazzi, ci sono. Allora, aspettate che qui il protagonista sono io con Chiara. Come vedete, si stanno già organizzando. Sì, ragazzi, non sono io quello da prendere per il culo. Sì, hanno messo pure le guardie. Cioè, ragazzi, vi ho detto anche all'inizio del video, è uno scherzo fatto veramente veramente bene. Allora, fatemi passare, va. Oh, ragazzi, allora, come va? Tutto bene? Stanno discutendo del piano. Allora, ciao a tutti, intanto faccio presentazioni. Questi ragazzi sono dei ragazzi delle Iene. Questo, diciamo, è questo qui che sta vicino a me con la barba, sarebbe il signore che sta gestendo tutto. E qui ci sono tre ragazzi che fanno da camera e tutto il resto. Allora, Chiara è pronta. E la cosa che stavano aspettando me è... Perché comunque penso che dobbiamo ripetere il piano tutto da capo, no? Sì, ha detto che dobbiamo ripetere il piano tutto da capo, perché non possiamo sbagliare, perché quelli delle Iene vogliono fare uno scherzo assurdo a Fedez, dobbiamo farlo come si deve. Ok, allora, quindi, in poche parole, da quello che ci stanno dicendo un po' sia Chiara che qui il tizio... Allora, praticamente dovrebbe svolgersi così. Io e Chiara dovremmo fare finta che Chiara lo sta facendo con me,
e sta tradendo Fedez, no? Poi quando Fedez si avvicinerà e vedrà queste guardie, iniziano a fare discussioni dicendo che io e Chiara stiamo facendo le nostre cose e non possia, non deve disturbare, sapendo che si devono sposare tra meno di un mese, ragazzi. E come ben vedete nella casa ci sono delle videocamere, ragazzi, che sono state installate proprio adesso. Una è lì. L'altra mi ha detto Chiara che è qui ben nascosta, infatti vedete ce l'abbiamo proprio sparata in faccia, questa qui. L'altra si trova qua sopra, eccola là. Mentre l'ultima, se ho ben capito male, no, e sono questi solo? Ah no, sì, sono solo questi. Da tutte le angolazioni, in modo da poter far uscire uno scherzo veramente bello, ok? Quindi ragazzi, siamo pronti, Fedez dovrebbe star per tornare dal suo studio, quindi Chiara dovresti mettere a dormire Leo, voi dovreste nascondervi tutti in modo tale che lo scherzo sia qualcosa di assurdo. Oh, ma hanno suonato? No, comunque sbrighiamoci, seriamente ancora arriva Fedez e mandiamo tutto all'aria. Chiara, tu sei pronta? Lo so che lo vuoi fare veramente come... No, no, non è vero, però... io rispetto che è la moglie di Fedez, ragazzi, assolutamente, anche se sono il suo socio. Ok, oh! Tutti al lavoro, forza! Ok ragazzi, abbiamo avuto la conferma che Fedez sta tornando dal suo studio. Si sono nascosti tutti, penso, dietro la cucina. No, due stanno qui dietro la cucina, ragazzi, e due stanno dietro questa colonna. Quindi adesso praticamente io e Chiara ci metteremo qui da qualche parte, no? Faremo finta, no? E quando Fedez arriverà, vedrà le guardie, ragazzi, le guardie, diciamo, hanno prettamente la funzione che tu arrivi, ti incazzi e le guardie, e non puoi fare niente perché ci sono le guardie. Quindi pensate a Fedez come sclerò anch'io, ragazzi, che giocherò la situazione. Per cui siamo tutti pronti, Fedez sta tornando. Dai Chiara, mettiamoci al lavoro. Anzi, fammi bere un po' di whisky che si beve anche Fede, e poi direi che possiamo partire l'azione. Un bicchierino ci sta sempre, sempre. Vai, beviti questo, così la scena esce meglio. A posto, direi che lo scherzo epico a Fedez sta per avere inizio. Le telecamere ci sono, Chiara c'è, le guardie c'è, vedete, le iene ci sono. Non perdetelo per niente al mondo. Aia. Ok, chiudiamo la macchina. Oh, ragazzi, ciao, qui c'è Fedez insieme a me, che oggi veramente sono tornato da una giornata stanco, 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 ragazzi, che non ve ne potete immaginare. Sono stato in studio fino a mo, e a Jax ho dato ancora la giornata libera dicendo di comunque di ambientarsi, di stare qui tranquillo, eccetera eccetera, no? Quindi ho dato la giornata libera, adesso finalmente posso tornare a casa, stare un po' con Leo, Chiara, insomma, ragazzi, svagare un po' la testa, perché da stamattina alle 8 che siamo usciti fuori di casa. Ok, andiamo nell'appartamento numero 8. Giù, ragazzi, dovremmo essere arrivati. Sì, non vedo l'ora di giocare con quel ciccione di Leo, che mi manca sempre, quel bambino. Aspetta che apro la porta. Fede, ce la fai ad aprire la porta? Ok, bravo. Oh, Chiara, sono a casa. Leo? Oh, ma si chiude? Mannaggia, perché lascio sempre la porta aperta? Ecco, chiuditi, va. Sono a casa? C'è qualcuno? Oh, oddio, chi sono ste guardie? Scusate? Ma che? Oh! Oh! Ma che diavolo è? Cosa? Oh, che sta succedendo? Innanzitutto, chi siete voi? Cosa ci fate in casa mia? E perché uno si sta facendo Chiara? Cosa? Ma quello non è J-Ax, ragazzi, è lui! Oh, ma scusate, allora, innanzitutto voi chi siete? Levatevi, perché questa è casa mia come prima cosa e dovete spostarvi. Poi perché si sta facendo mia moglie? Dice che non possiamo passare perché stanno facendo le loro cose e J-Ax li ha pagati per non farci passare. Io spero sia uno scherzo, ragazzi. State scherzando, vero? State scherzando? No, perché forse le guardie stanno scherzando, ragazzi, ma lì c'è Chiara e J-Ax che ci stanno dando dentro, porca miseria. E le guardie ci stanno avvertendo che se proviamo a oltrepassarli ci prenderemo una scaricata di mazzate. No, 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 forse voi non avete capito niente. Brutto pezzo di merda! Giuro che vi butto a terra tutti e due! J-Ax, sei un infame! Sì, ti sei incastrato le mani all'armadietto. Ma è infame! Cioè, ok, ragazzi, la situazione... Cioè, non sto capendo niente, cioè, come hai potuto, Chiara? Perché quando la situazione è, Chiara sta cercando di dire a Fedez in tutti i modi che è dispiaciuta, che era un momento un po' tragico per lei, mentre Jack sta dicendo che ne va fiero ed è stata la cosa più bella che ha fatto, e la guardia alla sua sinistra, ragazzi, sta dicendo che se osiamo toccarlo sbatterà quella mazza in testa a noi. Insomma, come proviamo a toccare Jax, ragazzi, siamo fottuti, in poche parole. Allora, Chiara, non me ne frega niente, stai zitta. Oddio, ma chi è questo? Ma che diavolo? Ma, oddio, ma perché ci sono delle telecamere anche in casa mia? Allora, se è uno scherzo lo dovete dire adesso. Se è uno scherzo, guardate che vi ho sgamato, lo dovete dire adesso. Ok, Chiara, sta zitta, ragazzi, sta trattenendo le risate, forse. Ma se è un fottuto scherzo, porca miseria, questo lo dovete dire adesso. È inutile che mi guardi ancora. Ah, mi guardi con aria di sfida?
Ora che prendo la mazza da golf, quella che ho giù, e te la spacco in testa. Guarda, dice che non ha paura di niente, che non è uno scherzo. Ok, va bene. E chi sono questi qui? Guardate che vi ho sgamato, è inutile che rimanete qui come dei deficienti. Siamo cascati come dei polli, e che questo scherzo finirà non solo sulla televisione americana con i sottotitoli italiani, ragazzi, ma pure in Italia alle Iene, dato che comunque le Iene, ragazzi, fanno di sti scherzi. Sì, bravi, bravi. Vedete, brutti infami, vedete? Dalle guardie a J-Ax, a tutta la troupe delle Iene, siete degli infami, sappiatelo. Ragazzi, io ci stavo credendo, perché quando ho visto, cioè quando Fedez è entrato dall'ano e le guardie l'hanno stoppato, io ci stavo credendo. Poi quando, mentre Chiara cercava di darmi spiegazioni, no, l'ho buttata a terra per il nervoso, sono andato verso qui, ho visto questo manigoldo, questo smargiasso che stava steso a terra nascosto, e comunque avevo di fronte due telecamere, quindi come potevo non vederla. Comunque me l'hanno fatta, ragazzi, dobbiamo dire la verità, ci siamo cascati con tutte le scarpe dentro questo scherzo. Dimmelo se vi è piaciuto, a prescindere dalla parte organizzativa eccetera eccetera. Ditemi se vi è piaciuto il video, quindi fatemelo sapere mettendo un mi piace, condividetelo con i vostri amici questo scherzo assolutissimamente, ragazzi, e commentate dicendomi magari che personaggi vorreste, che altri video vorreste vedere, perché sarebbe proprio epico. Ovviamente iscrivetevi così non perdete tutti i prossimi video. Vabbè ragazzi, come sempre io e Fedez ora andiamo su Instagram e salutiamo le ultime 5 notifiche. Allora, vogliamo salutare Omastar01, Bobby Gordon, Curter Siba, Vittorakic17 e Marti Biasa. Questi sono, ragazzi, i 5 fortunati di oggi che io e Fede abbiamo salutato. E ovviamente, come vi dice anche sempre lui Fedez, vedete che sta sul suo telefono su Instagram, perché anche lui mi viene a seguire. Quindi venitemi a seguire sul mio Instagram, trovate in descrizione, anche scritto qui. Basta che cercate @RealAnthony, fate segui e avrete la possibilità di essere salutati, ovviamente, da me. Quindi, siccome ci conto, ragazzi, mi raccomando, fatelo. Facciamo vendicare Fedez? Questo deciderete voi nei commenti. Direi che per questo video è tutto, ragazzi. Quel Fedez, che tutta la troupe che me l'hanno fatta, dovrei andare a giocare un po' con Leo, perché Leo non lo stavo cagando proprio. Direi che per questo video è tutto. Grazie a tutti per la visione. Qua me gozzo, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!